Ale ha menzionato appunto il campione fossile di casa nostra che è appunto Eni, e poi ha menzionato un altro pilastro del triangolo del sistema Italia sul lato della finanza pubblica, che è SACE. Il terzo dal punto di vista della finanza privata sarebbe Intesa San Paolo. Questi tre attori solitamente appunto poi li ritroviamo nella maggior parte dei megaprogetti estrattivisti sul piano globale. È abbastanza singolare il fatto che proprio durante la conferenza di Glasgow appunto l'Italia abbia partecipato last minute in una maniera abbastanza rocambolesca e anche un po' come dire di basso profilo, per usare un eufemismo, all'iniziativa promossa dal governo inglese e dalla Banca Europea per gli investimenti, che menzionavamo prima, che non è sicuramente un campione di investimenti green. Ha partecipato a questa iniziativa che vorrebbe porre fine ai finanziamenti pubblici e ai sussidi diretti ai progetti fossili all'estero entro la fine del 2022. Sicuramente un'iniziativa sulla carta lodevole, il problema è che è un'iniziativa strettamente politica, non è vincolante. Quindi il governo italiano cosa fa? Ben conscio di questa cosa, la settimana dopo, per mezzo appunto dei mezzi stampa, afferma di aver supportato con una garanzia pubblica di almeno 570 milioni di euro un megaprogetto estrattivo di gas fossile nell'Artico Russo. Questo appunto una settimana dopo appunto l'aver preso un impegno sul porre fine entro il 2022 finanziamenti pubblici ai progetti fossili. Un progetto che si chiama Arctic LNG 2, che sta in capo alla società russa Novatek e alla francese Total, che appunto è in un territorio, sicuramente in un ecosistema fragilissimo come quello della regione siberiana dell'Artico russo, che per appunto le stime dovrebbe produrre circa 19 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno per i prossimi almeno 10 anni a partire dal 2023. È un progetto che è stato fortemente voluto dal Cremlino, che ha avuto grandi sponde all'interno sia del governo italiano a partire dal 2018, quando venne fatto un memorandum tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la stessa Novatek, che poi anche grazie al ruolo centrale di Intesa San Paolo in Russia, nella figura di Antonio Fallico, che fa un po' da raccordo, è l'uomo che raccorda il governo italiano con il governo russo. Questo progetto appunto ha avuto un itinerario di approvazione abbastanza lungo, viste i suoi rischi in quella regione là, ma alla fine appunto ha visto la partecipazione italiana appunto con la garanzia pubblica di SACE ai finanziamenti di Intesa San Paolo, che poi appunto andranno alle società italiane costruttrici del progetto, tra cui ad esempio Saipem, che sta all'interno della galassia di Eni. Quando appunto parliamo di questi progetti estrattivi, anche per poi toccare alcuni dei temi di questa sera, sicuramente uno dei punti è quello appunto di un approccio coloniale del capitalismo estrattivista, perché un progetto del genere chi va a impattare? Non va a impattare solamente l'ambiente e il clima, ma va innanzitutto a impattare ad esempio le popolazioni originarie di quei luoghi, che appunto magari non se ne sente molto parlare, però la popolazione dei Nenet, che sono gruppi nomadi della penisola di Gidan, dove ci sono appunto questi progetti estrattivi, hanno in quei territori il loro nucleo di vita e devono attraversarli ad esempio per portare al pascolo le renne, perché con quello si mantengono. Vista la presenza dei progetti estrattivi e delle infrastrutture connesse, non possono più portare avanti appunto quel loro stile di vita e sono costretti a migrare a latitudini sempre più meridionali, costretti a cambiare appunto il loro stile di vita.
Queste sono appunto poi le ripercussioni dirette di quello che noi sentiamo a partire dalle conferenze sul clima, agli accordi presi bilateralmente tra paesi o quando sentiamo parlare delle grandi, dei grandi impegni per l'ambiente e per il clima delle istituzioni finanziarie pubbliche e private. Un altro di questi progetti dove è appunto coinvolta l'Italia è il cosiddetto l'oleodotto ICOP tra Uganda e Tanzania, che taglierà i due paesi per circa 1500 chilometri e, se costruito, sarà l'oleodotto riscaldato più lungo del mondo. In quel contesto, che ha alcune risonanze con il contesto mozambicano, che cosa succede? Le famiglie vengono espulse dai terreni dove sarà costruito l'oleodotto, che è sotto scrutinio di SACE per una garanzia pubblica, quindi per mettere i nostri soldi pubblici a garanzia degli investimenti delle società italiane. Cosa succede? Che per allontanare quelle famiglie vengono proposte delle compensazioni. Cosa succede con le compensazioni? Le compensazioni vengono prese direttamente dagli intermediari delle società con i capi famiglia maschi, appunto delle famiglie che vorrebbero essere allontanate. Chi sono le prime persone che poi ne subiscono le ripercussioni? Sono le figure femminili all'interno di quelle famiglie, che vengono completamente estromesse da tutto questo processo, subendo doppi e tripli processi di emarginazione all'interno dello stesso nucleo familiare. Quindi quando andiamo a parlare di questi progetti, parliamo degli impatti sul clima, parliamo degli impatti sull'ambiente, ma poi hanno impatti diretti, immanenti, oggi, appena si prende un accordo, sulla vita di quelle persone. Questo è quello che fa il sistema italiano all'estero.